precampionato dell'AIM, Ostia Calcio 8 sfida il Castel di Leva. Giro palla dell'Ostia 8, Feroci in questo inizio di gara, palla in mezzo, insidiosa e purtroppo si divora un gol. Numero 11, Manuel Branzetti. Insiste con un altro tiro. Ostia 8 e ricomincia l'azione. Castel di Leva, pressatissimo dal centrale di difesa. Luca Giacinti. Siamo a 9, 10 e 20. Mezzo. 10 e 20. Pericolo sventato ancora. Grazie, Diago. Attenzione, cerca il portiere, ma non ce la fa. Errore, malinteso difensivo, ne approfitta. Ostia Calcio 8 con Simone Miranda. 1-0. Abbiamo stretto il cervello. Massimo. Insomma, non penso sia bravo. Palla cantà, calmo. Azione sulla destra, ancora Murtaroli, numero 9, il suo tiro, troppo potente, troppo alto, ottima prudenza. Qui si azione di Murtaroli che viene fermato, ma non c'è fallo secondo l'arbitro, contropiede Castel di Leva che scarica il tiro, la parata, ed è il tiro fuori di poco, stampa l'ottima parata. Forte! Riparte il calcio 8 ancora con il numero 14 che tenta conclusione. Peccato. Buona conclusione da parte di Simone Miranda. Va bene. Sali! Bravo, bravo! Buona posizione da parte del numero 9 Matteo Murtaroli. Bravo. Ancora Murtaroli, 3-2, fermato. Ancora ottima palla per lui, attenzione, il colpo è di poco fuori, bisogna però dare i meriti al portiere del Castel di Leva. Nuova l'azione a destra, in mezzo, ottima combinazione che riporta Castel di Leva in difficoltà. Il numero 11, il tiro fermato da Giacinti, ancora il tiro del gol, ragazzi, dopo un'ottima azione Castel di Leva che pareggia con il numero 4 Salvetta. Primo tempo che si conclude tra Ostia Calcio 8 e Castel di Leva, gara abbastanza sentita malgrado sia ancora precampionato. Ostia Calcio 8 che subito afferra per la gola gli avversari con 1-0 e un pressing sferzante. Castel di Leva che risponde con l'1-1 al termine di un'ottima combinazione. C'è molto da dire però in questo secondo tempo, che chiederà mister sicuramente di uscire dal pressing schiacciante dell'Ostia 8 e proporre un pochino di più la fase di attacco. Questo raso terra non compreso dalla squadra, scappa sulla destra, ancora lo punta ma ferma Simone Procopio. Denuncia un brutto errore, attenzione Napoli e il fallo da rigore che costringe la difesa di Castel di Leva sull'ottima incursione di Murtaroli. Si appresta il saldo pacifico a tirare il rigore, è possibile 2-1, fischia l'arbitro e insaccata sulla sinistra schiacciando il portiere. 2-1 Ostia Calcio. Questo è troppo vicino. Due volte è successo. Cerca di prima ancora Murtaroli, ancora Pacifico. Che prepara il tiro, invece si ferma, cerchiata da tre uomini. Procopio prova il gran tiro parata da Simone. Il numero 9. Passaggio in mezzo, fermato, ma c'è ancora Pacifico e con un grandissimo destro a girare, a sorprendere l'uscita del portiere, ingannato dal rimbalzo, ottiene il 3-1 che chiude virtualmente la gara, forse al 42esimo. In mezzo Castel di Leva che è 3-2, resta in vita al 42esimo, subito dopo il gol di Pacifico, ed è il 3-2 che riapre il match. Bravo Diego! Attenzione Mirante, bravo, tiro a scendere. A te, tra 30 secondi faccio il cambio.
in mezzo, Murato ancora in mezzo sul secondo palo ed è il gran gol. 4-2, Giacinti che si fa trovare pronto sul secondo palo a schiacciare dietro Cebrano sul palo opposto, schiacciato il portiere. 4-2, Ostia Calcio 8. Siamo qui col direttore sportivo dell'Ostia Calcio 8, Daniele Zangheri. Oggi una vittoria in precampionato contro il Castel di Leva, 4-2, gara rassicurante con un buon pressing, buon giro palla. Quali aspettative avete quest'anno e parlaci un po' dell'assetto di questa squadra? Una squadra nuova che quindi per noi è l'anno zero. Si è stata fatta una bella campagna acquisti quest'anno, anzi quest'estate. La società ha lavorato molto per avere buoni giocatori e di conseguenza di fare ottimi innesti per ogni ruolo. L'amichevole è stata molto di intensità, la squadra non si conosceva, i giocatori tra di loro non si conoscevano. E abbiamo il nostro mister che gli ha dato le giuste indicazioni, quindi come prima partita va bene così. Inizierete quest'anno questa nuova avventura con l'AIM, l'Associazione Italiana Mini Football. Cosa vi aspettate da questa nuova organizzazione e cosa vi ha convinto a sceglierle questo torneo? Si lavorerà molto sul sociale, si parlerà anche un discorso in futuro di nazionale. E abbiamo sposato questo progetto, noi dell'Ostia 8, proprio perché vogliamo sposare il discorso di crescita, di innovazione, di miglioramento nel mondo del calcio 8. Ringraziamo Daniele dell'Ostia Calcio 8, complimenti per la campagna acquisti estiva. Grazie. E in bocca al lupo per la nuova stagione. Previ, buona serata. Buonasera, siamo con il capitano del Castel di Leva, Diego De Cristofaro, autore oggi di una buona prestazione, però la squadra ha perso 4-2 e l'Ostia Calcio 8 è sembrato più avanti in termini di preparazione. La palla. Però noi siamo stati, secondo me, in partita per quello che potevamo. È la prima volta oggi che giocavamo insieme dopo tanti mesi e diciamo che, nonostante l'avversario molto forte, i gol praticamente tre li abbiamo fatti noi, e senza nulla togliere agli avversari che erano veramente superiori in questo momento. Però una bella partita, siamo divertiti e va bene così. Il di Leva oggi buona prestazione nonostante la sconfitta e, come diceva il tuo capitano, gli avversari sono sembrati più avanti, ma voi siete rimasti in partita tutto il tempo. La mia domanda è sull'Associazione Italiana Mini Football, questa nuova realtà che avete scelto. Quali sono stati i criteri e le condizioni che credete promettenti per partecipare a questo torneo? La competitività del torneo e le squadre partecipanti e comunque tutto il gruppo che si è creato con l'associazione, appunto, fatto sì che comunque la voglia di partecipare e di essere protagonisti è tanta in noi. Proviamo, ci affacciamo come squadra, insomma, di scienze da poco tempo che comunque giochiamo insieme e tutto quanto, ma proveremo comunque a affrontare il campionato nel migliore dei modi, e è questo, è quello che ci aspettiamo dal torneo, è tanta competitività, tanto piacere di giocare al calciotto. Costruisce un profilo personale con tutte le vostre azioni, puoi rivedere durante la partita la storia della gara con dal minutaggio, secondo il minutaggio, l'autore della giocata e il tipo di giocata. Come può esservi utile questo servizio e come pensi che possa migliorare, insomma, lo sport in genere, soprattutto il calcio 8? Soprattutto oggi, faccio l'esempio di oggi, le cappellate un po' che ho fatto, tutto quanto è divertente comunque e impari soprattutto e cerchi di migliorare per la partita successiva. Quindi grazie per il servizio, sarà molto utilizzato da tutti noi che siamo malati di queste cose, malati di calciotto, e ci piace rivederci, insomma. Benissimo, ringraziamo Napoli, portiere del Castel di Leva, in bocca al lupo per questa stagione e complimenti anche per questa partita. Grazie, complimenti a voi. Grazie.